Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre io, lo stagio Jurassic 410. E oggi siamo qua, nuovamente su Terraria. Allora, come potete vedere sono in un posto abbastanza strano. Perché state dicendo, ma cos'è quello schifo lì che hai costruito? È la zona per sconfiggere il boss, perché l'occhio ha tipo un attacco che continua a girarti intorno e quindi è strano. Comunque non facciamoci prendere dal panico e iniziamo subito la battaglia, vai. Così subitamente. Allora, penso di poterlo battere grazie alla mia spada bellissima. E grazie ad aver fatto questa cosa, è una delle tecniche per batterlo meglio. Perché lui, vedete, ti continua a girare intorno e poi carica. Quindi noi potendo salire e scendere possiamo tranquillamente passare dove appunto lui è in quel momento lì. Poi non è proprio il top, perché appunto dovevo fare più piani, però ehi, sapete la mia pigrizia, e fare più piani avrebbe sconfitto la mia pigrizia. Ciò che non va bene, oddio, sto morendo, non va bene. Tra l'altro dovevo comprare delle granate, ma non l'ho fatto perché sono ovviamente un po' stupido. E tra l'altro non ha nemmeno troppa vita, soltanto 2800, penso di poterlo battere. Non troppo velocemente, però non penso che sia troppo un problema, diciamo, abbatterlo. Comunque lui non ci fa troppo danno, insomma non è che non ci faccia proprio niente, però non ci fa troppo danno, diciamo. Ok, vai. Tra l'altro se spam clicchiamo con la cosa possiamo fare tipo un attacco continuo in questo modo e lui, vedete, poi lancia quegli occhiettini qua che possiamo neutralizzarli tranquillamente grazie appunto allo sparo della spada, perché quando la spada spara gira e quindi possiamo tranquillamente abbatterli. Il problema sarà forse nella seconda fase del boss. Nella seconda fase forse avrò un paio di problemi. E sono stupido, però sta salendo, salgo sopra. Ma non ci sono troppi problemi. Quando sarà il momento della seconda fase vedremo come affrontarla. Ok, tra l'altro stiamo andando molto bene. Non siamo ancora morti, che è gradito. E in realtà, boh, buono. Mettiamoci una pozione giusto per sicurezza, visto così almeno ripristiniamo un paio di vita. Tanto non penso di restare illeso ancora per molto, perché sono abbastanza stupido a farmi colpire io. Perché sì, sono... ecco appunto. Vedete, ho anche preparato tutta bella la piattaforma d'attacco, però io sono stupido e mi faccio colpire uguale. Vedete la mia stupidità. E non va bene, non va bene. Però, vabbè, dai, è quasi a metà, cioè è quasi a metà vita, insomma è 2000. Io ne ho tolto 800, buono. Non è il top, però è buono. Allora, madonna, però devo guardare quando sta per attaccare. Cioè si vede perché aumenta la sua velocità quando attacca. Magari spostati, no? Stupido. Ok, spostati. No, ok, mi hai toccato. Non ci facciamo troppo caso. Ok, la parte più facile è quando tipo spara gli altri occhi, perché basta che continui a passargli in parte così e lui non fa nulla. Perfetto, ok, corri, ok, buono. Corri. Ok, no, ok, grande. Mi ha evitato lui, gentile, gentilissimo. Ok, siamo a 1600 di vita. Siamo vicini a metà della sua vita, quindi fra poco inizia la seconda fase. No, mi ha fregato adesso. No, l'ho fregato io, mamma mia. Pozione, grazie. Grazie mille. Ok, comunque l'Ice Blade è l'arma è più epica della storia. Grande, dai che siamo quasi a metà vita. Siamo quasi a metà vita. No, attaccare. No, sono caduto dalla piattaforma. Questo non era previsto. Questa cosa non era prevista. Vabbè, ok, ci siamo abbastanza parati il culo. Perché non voglio essere giù quando c'è la sua seconda fase. Cioè adesso. Dovrebbe essere adesso la sua seconda fase. Eccola. Ok, gli è esploso e ha dei denti adesso. La sua seconda fase è appunto quella un pochino, diciamo, se vogliamo, più facile. Perché avendo fatto questa cosa in realtà è molto facile, perché basta continuare a muoversi e lui praticamente non ti prende mai. Poi vabbè, sapete che io sono molto intelligente, quindi riesce a colpirmi uguale. Però dovevo scendere, ho saltato, perché ovviamente sapete il perché. Ok, vedete, facendo questa cosa è facile, perché basta che quando lui va su noi scendiamo. Ok, perfetto, e quindi siamo abbastanza calmi e rilassati. Ok, vai. Grande. Ok, a 800 di vita sta per morire, più o meno. Dovrei prendere una pozione, fammela bere. Ok, grazie. Ok, tranquillo. Perché non voglio... Ok, cioè ho avuto più difficoltà contro il Red Slime, che dovrebbe essere molto più facile. Cioè, questo qua lo sto battendo così quasi come niente, cioè. Ci credete? Il Red Slime mi ha ucciso tipo un sacco di volte. L'occhio di Cthulhu nemmeno una volta. Cioè, vabbè, non è ancora finita la boss battle, Però nel senso... Piano, occhio. Ok, forse potrebbe capovolgersi ancora la situazione. A 400 di vita. Che posso farcela, dai, posso farcela. Abbiate fiducia in me e posso farcela. Vai, salta, ok. Ora scendi, ok.
Ok, 200 di vita, ok. Adesso sono un pochino fregato. Ok, no, ok, no, non sono fregato. Ok, 200 di vita. Dai, 150. Dai, 100. Vai. Ok, ce l'abbiamo fatta praticamente. Adesso anche se mi colpisce, tipo mi fa un botto di danno, non posso morire. Bam, occhio, sei esploso. L'occhio di Cthulhu è stato sconfitto. Mamma mia, signore e signori, abbiamo sconfitto l'occhio di Cthulhu. Vediamo quale drop ci ha dato. In teoria quasi niente da averci droppato. Se mai, boh, magari un'armina carina. Però nulla di troppo potente. Ecco, perfetto. Questa piattaforma qua di battaglia è stata molto buona. Ho fatto bene a costruirla, lo ammetto. È stata un'idea molto geniale costruirla. Magari potevo potenziarla un pochino. Però ovviamente questo non è l'ultimo boss che affrontiamo, perché in terra ce ne sono tipo miliardi di milioni. Potenzieremo la nostra struttura finché non diventa un campo di battaglia. Mamma mia, il bacio che è capace di evitare qualsiasi boss. Ora vediamo cosa ci ha droppato, perché sono abbastanza curioso. Perché qua c'è una tomba, tra l'altro. Cioè, perché qua c'è una tomba? Perché? Vediamo cosa ci ha droppato. Allora, ci ha droppato il Crimson Ore. Ok, il Crimson Ore è abbastanza buono in realtà, perché possiamo fare i Crimson Bar. Ok. In teoria possiamo fare, se non sbaglio, l'arco infuocato. Oddio, voglio saperlo adesso. Possiamo fare le cose infuocate, sì. Ok. Che fanno... 22 di danno. Però per un po' direi di tenermi la mia Ice Blade. Preferisco. Questo cos'è? Ok, questo qua, vabbè, è semplicemente... Questo qua c'è un arco che è, beh, molto meglio del Boreal Wood arco. Questo cos'è che è? Flash Grinder. Ha tipo una specie di mazza. Questa qua è una mazza. Archery. Non so cosa siano, però mi fido. Tra l'altro questa qua si potremmo anche craftarla, questa qua. Solo che non so cosa sia, quindi lasciamola. Ok, è in grado di estrarre Hellstone. Questo dobbiamo farcelo per forza. Qua ci serve il tissue sample. Come si fa il tissue sample? Non lo so. Ovviamente non lo so. Perfetto, quindi abbiamo sconfitto il primo boss di Terraria. Quindi adesso, se non sbaglio, come prossimo boss ci dovrebbe essere il muro. Se non sbaglio, il prossimo boss di Terraria dovrebbe essere il muro. È un pochino difficile, perché il muro ha un problema. Non può essere sconfitto qua. Cioè, bisogna sconfiggerlo per forza sottoterra. E essendo un muro, non è che puoi dici saltarlo come Loki, che basta che gli giravi intorno e fine. No, è un muro. Quindi è dritto. Ma è un pochino difficile. Vabbè, vedremo in futuro come risolvere questa situazione. Spero bene. Comunque, da Jurassic Cacciano 10 è tutto. Scusate il video un po' corto, ma sinceramente ora non so cosa fare in questo momento. Mi guarderò un attimino la wiki, perché non mi ricordo sinceramente come si fa a evocare il muro, e quindi voglio vedere come si fa, appunto. E poi, avendo sconfitto un boss, mi sembra che, non so, l'episodio abbia già avuto quella cosa importante che da fare. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo al prossimo episodio di Terraria. Quindi ciao a tutti.